Batta e a tutti ciurma e benvenuti da Giochierina in questo nuovissimo video su 60 Seconds. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 25 like per questo nuovo episodio. Ed eccoci qua di ritorno, vi avviso già ragazzi che probabilmente questo video non durerà tantissimo, perché il tempo a mia disposizione quest'oggi purtroppo è un po' limitato. Ho visto con grande insomma gioia che molti di voi hanno accolto con entusiasmo l'idea di fare una serie magari su questo gioco qua, e ho anche visto che alcuni di voi già lo conoscevano. Infatti mi avete dato anche dei consigli, per cui vi ringrazio di questo. Ci ritroviamo da qui ragazzi, eravamo arrivati al giorno 21, quindi incredibile per essere la prima run. Sono abbastanza soddisfatta di quello che ho fatto fino ad ora. Moriranno tutti, non si sa quando, ma lo faranno. Grazie per Prego. Questo tuo incredibile intervento. Vediamo! Gnacca! Culo sculo! Dopo questa simpaticissima intrusione, riprendiamo da qua ragazzi. L'ultima volta avevamo mandato Dolores in spedizione. La radio purtroppo si è sfasciata, la maschera antigas Dolores ce l'ha sfasciata. Purtroppo abbiamo trovato un gatto che ci farà compagnia e ho pensato di chiamarlo Bomba. Bomba! È simpatico come nome, no? I nomi poi per gli altri personaggi avevamo detto ragazzi che li andremo decidendo piano piano. Se voi ovviamente avete delle proposte, siete liberissimi di farle qua sotto in commento. La figlia già l'abbiamo soprannominata Shrek, e questo è poco ma sicuro. Andiamo a vedere cosa è successo. Possiamo farcela anche a Toronto, più che altro dove troviamo una barca per arrivarci? Dicono che sia il modo migliore per arrivare in Europa. È incredibile, Mary Jane, sarebbe a dire Shrek, reagisce benissimo alla situazione. Oggi sembra stare bene, perfetto, Timmy sta bene. Ted ha sete ragazzi, voi mi avete detto che magari se un giorno per esempio do da mangiare a qualcuno e il giorno dopo esce scritto che hanno di nuovo fame, non è per forza necessario ridare loro da mangiare, perché sennò veramente ragazzi le nostre scorte finiscono subito. Infatti vediamo che ci sono rimasti poco meno di 2 lattine di zuppa e poco meno di 3 bottiglie d'acqua. Quindi allora a Ted direi di dargli da bere, perché l'acqua è assolutamente fondamentale. Andiamo avanti, fin tanto che cibo e acqua non ci mancano possiamo rimanere qui, ma non per sempre. Vorremmo metterci subito in salvo ed evitare di peggiorare la situazione, ammesso che sia possibile. La nostra speranza è che i soldati coraggiosi... Ah, questa insomma è la questione qua della radio, riuscire a contattare l'esercito con che cavolo di cosa, che alla fine l'abbiamo finita di spaccare la radio. Vabbè, vediamo se... Ui, è tornata Dolores! È tornata Dolores, che non sembra essere in pessime condizioni. La mappa è mezza. Minchia, a te quando vai in spedizione non ti do più niente. Va bene, ogni volta mi spacca. Ha trovato un'altra maschera antigas, raga. Oh, attenzione. Vabbè che a sto punto le cose non so quanto possa essere più utile, però fa niente. Per mantenerci aggiornati sui comunicati di emergenza della nostra zona dobbiamo assolutamente sintonizzare. E dai, minchia, ogni volta con sta caspita di radio si è rotta. E sta rotta. It's broken, man! Non so in che caspita di lingua dirtelo. L'alternativa è vagare in superficie in attesa di essere salvati. La prima opzione ci sembra più sensata, dai, te lo ripeto. È stato bello vedere Dolores tornare sana e salva. Sembra che qualcuno ci abbia notato e ci stia seguendo. Attenzione, potrebbe essere pericolosa la cosa. Durante la nostra spedizione siamo imbattuti in una parete semidistrutta con alcuni dipinti bruciacchiati. Abbiamo capito subito di trovarci tra le rovine del museo. Normalmente non saremmo mai entrati in un edificio del genere senza biglietto, ma mali estremi, estremi rimedi. Abbiamo saltato i tornelli senza pensarci troppo. Di fronte alla mensa del museo abbiamo trovato una scatola contenente dell'acqua. Probabilmente è stata lasciata lì a qualche ditta di consegne. Però non sarà nemmeno più in affari, sarà uscita dal mercato di botto. 2 bottiglie d'acqua. Tra le macerie abbiamo trovato la statua mezza distrutta di una donna. Non era molto vestita, però aveva una maschera antigas sul volto, forse frutto di uno scherzo. Ci siamo avvicinati con riluttanza, visto che la donna era poco vestita, vabbè, siamo a fare. E poi abbiamo visto che teneva un vaso in mano, e se ci sono vasi significa che è arte, e quindi si può guardare. Ai, merda. La mappa, niente, è quasi inutilizzabile. Io a questa, ha pure sfasciato, ha perso la valigia, raga, ma questa qua è un disastro vivente, sei tu l'olocausto atomico qua. No, Bomba, sei tu la disgrazia dell'umanità. Ogni volta che gli affido qualcosa per mandarla in spedizione, o lo perde o lo sfascia.
Non è possibile! Ti chiamerò Apocalypse! Questo sarà il tuo nuovo nome! Ok, Shrek ha sete. Shrek è allo stremo addirittura, eh. Dolores ha bisogno di mangiare. Ok, Dolores e Shrek, ragazzi, hanno bisogno di qualcosa. Cioè, dice che è allo stremo, ma non dice che ha bisogno di mangiare. Io le darò soltanto da bere perché sta stronzazza, tra l'altro, non ha trovato provviste. Lei ha bisogno di mangiare, andiamo avanti così. Attenzione, abbiamo trovato un biglietto anonimo vicino alla nostra porta. Chiunque l'abbia scritto ci chiede di mandare un rappresentante della famiglia non armato a un incontro stanotte in un luogo prestabilito. La cosa ci preoccupa un po', ma il mittente dice di essere amichevole, che non intende farci del male. Vogliamo accettare? Se il detto, ragazzi, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, lo dice, direi che un motivo c'è. Per cui io c'ho un biglietto anonimo, dice di essere amichevole, è certo. Allora pure Hitler dice di essere un compagno di merenda, andiamo a trovarlo, per dire, no? No, raga, sarà un errore, ma non accetto, mi dispiace. No, 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 no. Maledetta... Mici, amore, Mici, bamba, Mici. Forse stiamo rinunciando a una grossa opportunità, ma preferiamo riporre le nostre speranze in esercito ancora. I nostri soldati, bla bla bla. Ok, nel caso di tratti una trappola, ovviamente. Shrek sembra serena. Timmy ha un po' sete. Dolores vuole mangiare di nuovo. Le ho dato ieri da mangiare. Oh, Apocalypse, senti, Ted ha fame. Darò da mangiare a Ted e da bere a Timmy. Però, raga, dovremmo organizzare una spedizione perché non abbiamo quasi più cibo. Vabbè, intanto lo organizziamo per domani e poi vediamo. Mentre cercavamo di accarezzare quel diavoletto di bomba, abbiamo trovato un pezzo di carta sul suo collare con scritto sopra un indirizzo. È possibile che i suoi vecchi padroni siano ancora vivi e in pensiero per lui? È poco probabile, ma dovremmo forse andare a trovarli o almeno far visita a ciò che è rimasto di loro. A questo punto non è un invito mociore da parte di uno sconosciuto, è soltanto vedere che cosa c'è a quell'indirizzo. Potrebbe essere rischioso, ma a sto punto chi non risica non rosica. Direi di accettare, raga. Probabilmente, ripeto, cioè in questo gioco qualsiasi scelta può essere rischiosa, può essere una cagata. Allora, bomba è sparito, giusto oggi, già l'abbiamo dato via, oggi che io ho trovato il nome, ma che veramente. Prima di raggiungere la fine della nostra via, due uomini che indossavano cappotti scuri e cappelli alla moda ci hanno fermato. Si sono precipitati sul gatto, l'hanno preso in braccio e ci hanno detto che lo cercavano da tempo. A quanto pare bomba appartiene a una vecchietta a cui manca tanto e che gli vuole molto bene. Abbiamo fatto spallucce e siamo tornati al rifugio, però non ci hanno dato niente, io pensavo ci dessero una ricompensa, qualcosa. Sì, il gatto non sembrava preoccupato, quindi perché dovremmo esserlo noi? Per fortuna non ci siamo affezionati troppo negli ultimi giorni. Ma questo unite voi. Allora, Timmy ha fame, Ted ha sete, Dolores di nuovo vorrebbe mangiare qualcosa. È che ormai le provviste, raga, sono quasi, cioè, proprio scarseggiano. Qualcuno di voi dovrà andare fuori, eh. Mi sa che è il caso. Non so se mandare Ted, raga. Ted mi ricorda lontanamente Lurch della famiglia Adams. Direi che questo sarà il suo nuovo nome. Penso che manderò lui, raga, fuori. Vediamo che cosa possiamo fargli portare. La mappa ormai è inutilizzabile, raga. Qualcuno di voi mi aveva consigliato di poter scegliere il posto in cui fargli andare cliccando sulla mappa, ma ormai direi che ci porteremo un pochettino al fucile, dai, che non si sa mai, potrebbe esserci utile qua, però cioè là fuori c'è bisogno di qualcosa con cui difendersi, per cui andiamo così, incrociamo le dita. Caro Lurch, buona fortuna, mua, mua. Ti prego, ritorna vincitore, perché se no qua mi sa che moriremo di fame in pochissimo tempo. Shrek c'ha sete e Dolores c'ha ancora fame. Cioè, questa non solo è uno stecco, cioè vuole pure mangiare di continuo. Dolores direi che la dovrebbe mangiare e bere. Dai, vabbè, dai. So che probabilmente sto sbagliando, eh. Attenzione. È arrivata una donna con una strana creatura. Dice che è un cammello, ma ha 5 zampe. Comunque l'animale trasporta della merce da barattare. Che ci offre acqua, porca vacca. Quello che ci serve è mangiare adesso. Però, insomma, la tavola degli scacchi potrebbe esserci utile. La radio ormai è inutilizzabile. I colpi... A sto punto direi di sì, raga. Dai, scambiamo le munizioni con una bottiglia d'acqua. Speriamo. Ui! Una volta concluso lo scambio, quella donna è andata per la sua strada. Prima di andarsene si è raccomandata di ascoltare la radio. Ah! Da!
male con sta radio, prima o poi bestemmierò. Con nostra grande sorpresa abbiamo trovato Bomba nel rifugio stamattina. Non sono molto sicuri del motivo o come ce l'abbia fatta, ma è tornato. Forse apprezza il riguardo che abbiamo per lui o il nostro buon cuore, la nostra dispensa di barattoli di zuppa. Forse lo scopriremo in futuro. No, Dolores, non mangiare un bel po'. Dolores, mi hai rotto tre quarti di palle. Te lo dico proprio così, Timmy, direi di dargli dell'acqua, ragazzi, e per adesso di aspettare a dare da mangiare ad altri, perché così in se può, Vi ricordate di quel viaggio nel Nevada che abbiamo sempre rimandato? Dovremmo andarci assolutamente una volta usciti ad acquistare la nostra prima meta. Certo, certo. Intanto incrociamo le dita sperando che Lerch torni. Amore, sei la cosa più tenera che sia qui dentro. A parte Shrek, possiamo farcela anche a Toronto ancora? Timmy allo stremo, raga, si vede pure dal suo aspetto. Niente, dobbiamo dargli da mangiare a tutti e due perché non ci siamo quasi. Il gatto ringhia verso di noi alle provviste. Non siamo sicuri che i gatti bevano la zuppa, ma l'unico piatto sul menù di oggi sta a noi scegliere se condividere questa prelibatezza pomodorosa con il nostro animale. Non mi fa scegliere. No, non possiamo comunque dargliela. Si tratterebbe di dargli un barattolo intero e non ce l'abbiamo più. Mi dispiace, Bomba. Mi dispiace, Graffia mi fai qualsiasi cosa, ma purtroppo Ted, ragazzi, merda. Lerch non è ancora tornato. La cosa potrebbe essere problematica. Quando è venuto a sapere che non avremmo condiviso la zuppa con lui, Bomba ha fatto una scenata. Ha miagolato, affamato e lanciato sguardi carichi di rabbia prima di sfoderare i denti e gli arti e gli appuntiti. Ecco, ha fatto quello che gli avevo detto, guarda caso. Non è stata una lotta facile, ma però siamo riusciti a difendere le nostre provviste. Shrek ha bisogno d'acqua, Timmy si è ferito. Dolores vorrebbe solo un po' d'acqua. Vabbè, l'acqua possiamo dartela. Timmy, a sto punto, raga, non so se utilizzare già il kit medico, sinceramente. Se si è ferito potrebbe ammalarsi. Vabbè, dai, andiamo avanti così. Possiamo rimanere seduti qui in questo bunker minuscolo, oppure possiamo iniziare a pensare a una strategia che ci porti il più lontano possibile da questa landa desolata e radioattiva. Chi avrebbe mai immaginato che i rossi avrebbero distrutto un così bel quartiere? Possiamo farlo noi. Parliamo della fuga, ovviamente, non della distruzione. Teniamo gli occhi ben aperti in caso ci sia qualcuno che ci possa aiutare ancora con sta caspita de radio. Cioè, l'unico elemento, ragazzi, che poteva aiutarmi. E Lerch non è ancora tornato. Perché c'è una bottiglia rotta per terra? Per mantenerci aggiornati, sintonizzare la radio. Oddio, una persecuzione, sta radio. Dolores dovrà aspettare a non mangiare. Do solo dell'acqua a Timmy. E niente. Tanto va la gatta al lardo che quasi ci lascia lo zampino. Bomba ha trovato un cavetto che spuntava dal soffitto e l'ha tirato. Sul tavolo sono caduti l'intonaco e le detriti e come ultimo tocco una grossa palla di pelo miagolante. Che cos'è questa roba in ogni caso? Nessuno si ricordava che fosse lì. Il gatto potrebbe arrabbiarsi se gli togliessimo il cavo. Forse è meglio lasciarlo fare. O dovremmo esaminarlo. A sto punto direi di esaminarlo, anche se sto gatto è abbastanza aggressivo, potrebbe essere una pessima scelta. È tornato Lerch. È tornato Lerch. Oddio, sembra abbastanza distrutto. Ha distrutto anche il fucile. Io non vi affido più niente quando andate là fuori. Oddio, raga, ho trovato soltanto un boccione d'acqua. Abbiamo afferrato il cavo. Porta un vecchio camera arrugginito parcheggiato sul vialetto d'accesso ai nostri vicini. Quando abbiamo aperto la porta ci siamo trovati di fronte a due uomini con delle cuffie enormi in testa che sembrano molto sorpresi di vederci. Hanno messo delle cimici nel nostro rifugio quando dormivamo e hanno ascoltato tutto quello che ci siamo detti. Abbiamo fatto passare un brutto quarto d'ora e siamo camminati verso il bunker. Saremo anche un po' paranoici, ma credevamo che qualcuno ci abbia seguiti. Speriamo non succeda più. Questo potrebbe essere un problema, raga. Stavamo un po' per rinunciare a tornare al rifugio a mani vuote quando siamo imbattuti in una chiesa. L'edificio ci è sembrato piuttosto tranquillo, a parte l'ordigno atomico inesploso intrappolato in cima al campanile. Un folto gruppo di persone stava pregando alla bomba, cantando salmi sulla santa fissione. Ci è sembrata una follia, ma queste persone avevano un aspetto abbastanza amichevole. Quelle simpatiche persone ci hanno regalato la zuppa in scatola. Una, molto utile, direi. Seguaci di quel culto hanno detto di non avere bisogno di acqua benedetta. Ok, più due bottiglie, perfetto. Il fucile, niente, è andato. Io direi, minchia, Dolores continua ad avere fame. Io non so perché, direi di dare da mangiare soltanto a Ted. E niente, avanti così. Qualcuno dovrà pure andare fuori. Timmy è mezzo ferito, però, raga, cioè, ci serve dell'altro cibo. Gli agenti che ci stavano spiando sono alla porta e pare vogliono darci spiegazioni. Potrebbe essere rischioso, ma direi di accettare. Porca miseria, ladra. La cosa si fa sempre più tragica, ragazzi. Non sembrate avere una bella cera. Ok, mi avete anche consigliato, ragazzi, che cliccando sui personaggi posso vedere qual è il loro problema. Ci hanno sventolato in faccia una sorta di documento di identità e ci hanno detto che fanno parte di una missione governativa segreta. Le cimici non servivano a spiare noi, ma il gatto. Sospettano che sia una spia sovietica. What? Sono disposti a farci entrare nel loro rifugio governativo super segreto se li aiutiamo in alcune missioni top secret. Ci hanno assicurato che ci ricontatteranno con ulteriori dettagli. Potrebbe essere buona la cosa per noi. Shrek, assolutamente.
ho bisogno di acqua. E mi sembra persino allegro. Dollare sia allo stremo. Devo dare, ragazzi. Allora, Ted ha fame. Di nuovo, non gli ho dato da mangiare ieri. Però Dolores a quanto pare è allo stremo, ragazzi. Poi Shrek aveva bisogno d'acqua. Direi di lasciare le cose così. Timmy deve andare per forza fuori. Caro Timmy, mi dispiace nell'anima. A sto punto non so se la maschera antigas serve a qualcosa. Vabbè, niente, lasciamolo così, sperando non si ammali, perché già era comunque ferito, magari potrebbe essere debilitato. Caro Timmy, siamo tutti con te, ti prego, resisti. Ok, Shrek ha fame, Dolores ha sete, Ted ha fame. Ted ha fame di nuovo, eh? Ted ha sete e fame, madre mia. Allora, devo per forza dare da bere a tutti, mi sa. No, cioè, Shrek ha fame, però lei è da un po' che non mangia. Devo dare dell'acqua a Dolores. Dolores, cerca di resistere senza cibo. Non vedi che ci sono finite praticamente le scorte? Questo è un guaio, eh. Sopravvivere qui sottoterra non è una passeggiata, e me lo sarà. Però siamo fiduciosi che prima o poi tutto finirà e che la vita tornerà come prima. Oh, sì, illudiamoci. Oh. In caso contrario potremmo dover affrontare pericoli che mai avremmo immaginato. Figli miei, questo è l'olocausto atomico. Stiamo facendo il nostro meglio per mantenere la calma. La situazione in cui ci troviamo è tutt'altro che normale. Dubito che riusciremo a farci l'abitudine. Spero che i soccorsi arrivino presto. Ok, l'unico che sembra aver fame è Ted. Ma Ted, mi dispiace, dovrai resistere almeno un altro giorno, sperando che Timmy torni con delle provviste. Oggi abbiamo riuscito a giocare a qualcosa, giusto per divertirci un po'. Il primo gioco consisteva nello scegliere quale gioco giocare. Questa attività ci ha impediti per quasi tutta la giornata. Non siamo ancora riusciti a deciderci. Ah! Sempre succede così, sempre. Anche quando hai tipo 5 giochi da iniziare, non sai cosa giocare, e quindi al fine non giochi niente, eh? Caro Lerch, ci intendiamo. Perfetto, un'altra giornata è passata. Timmy non è ancora tornato. Spero che tornerà. Sinceramente, mi ho pensato che fare giocare il silenzio fosse una buona idea. Purtroppo il silenzio era opprimente, abbiamo smesso subito. Shrek ha ancora sete e Ted ha fame. Ted, devi resistere. Cioè, ad acqua siamo messi bene, però a cibo no. Oggi ci hanno fatto visitare dei tizi davvero bizzarri. Uno di loro imitava il rumore di un cavallo al galoppo battendo due pietre, una contro l'altra. E intanto il compagno fingeva di cavalcare questo ristoro immaginario. Ci hanno detto di aver intrapreso la ricerca di una coppa magica importantissima. Purtroppo sono persi in una landa desolata. Ci hanno quindi chiesto di dare uno sguardo alla nostra mappa. Purtroppo la cara stronza me l'ha distrutta. È inutile. Vedete? Magari poteva essere una buona occasione per avere qualcosa. Povero Timmy non è ancora tornato. E la situazione continua così, calma piatta. Abbiamo provato a rifiutare cortesemente. I visitatori si sono offesi comunque. Sono ripartiti al galoppo brandendo le loro spade di legno, urlando cose strane su un certo po' di verde. Dei folli! Intorno alle 3 di notte, durante uno dei suoi momenti pazzia, Bomba si è schiantato di faccia contro il muro. Da cui è caduto un mattone instabile. Dietro c'era una scatola di sigari con all'interno delle munizioni. Tanto a che caspita ce le vanno servì. Ted ha fame a sete. Dolores pure ha fame a sete. Dovrò dare soltanto la bene. Perché questa storia continua ad essere critica. Qua Timmy non ne vuole sapere ritornare. Possiamo rimanere seduti qui in questo bunker minuscolo. Oppure ancora questo. Questa è la radio, niente da fare. Crociamo le dita, speriamo che Timmy sia tornato. Eccolo qua. Timmy, come stai, amore? Sei tornato? Non ho portato niente. E ha distrutto la maschera antigas. Ancora con sta radio. Qualcuno ci abbia seguiti. Che culo. Siamo stati felici di trovare la stazione dei pompieri almeno semi operativa, anche dopo l'apocalisse. In realtà non è molto strano, visto che i vigili del fuoco sono i più grandi eroi della terra, subito dopo i marini, i gelatai, quelli dei polmini ambulanti con allegri motivetti. Anche se nessuno dei loro volti era familiare, siamo certi che fossero quelli veri. Avevano uniformi, elmetti e tutto il resto. Hanno anche personalizzato gli elmetti disegnandoci sopra le teschi minacciosi. Che creatività. Continuano a trovare acqua, ragazzi. Ma non abbiamo più cibo. Cibo. Accanto al garage abbiamo trovato le vigili del fuoco che schiacciavano i giganteschi scarafaggi mutanti con una pompa dell'acqua. Siamo uniti al divertimento e siamo anche riusciti a riempire quelle bottiglie. La maschera è andata. Hanno tutti fame, raga. Non so cosa fare se non si trova del cibo. Oggi abbiamo trovato una lettera scritta. Pare da altri sopravvissuti. Dicono volerci fare del male, ma solo conoscerci meglio. Chiedono di inviare un rappresentante alla famiglia. Lo so, raga, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Però se fossero davvero delle brave persone, ci dovessero dare qualcosa da mangiare. Magari se va Shrek che incute un po' di timore. Crociamo le dita. Chi che bussa? Chi che bussa? Basta, basta. L'incontro è stato organizzato da una coppia di gemelli, fratello e sorella, che sono assunti l'incarico di esplorare le serie città in cerca di gente affidabile e per bene. Le loro intenzioni ci sono sembrate oneste. Saremo felici di incontrarli di nuovo. Ci hanno detto che sanno dove trovarci e che ci contatteranno se servisse loro una mano. Niente ci ha mai reso così felici quanto vedere Shrek tornare. Ovviamente Timmy si è ammalato. E vai,
sono tutti affamati. Caro Timmy, direi che è il caso di utilizzare il kit medico. Hanno tutti fame, raga, non so che cosa fare. E Timmy, o deve mangiare qualcosa oggi o mai più. Direi che darò a lui una razione, però è un gran problema. Grazie a un impianto di comunicazione altamente tecnologico composto da due bicchieri di carta e chilometri di spago, gli agenti ci hanno telefonato per darci la prossima missione segreta, che presto ci assicurerà un posto nel bunker dei VIP. Vogliono che portiamo a termine una spedizione e che scriviamo quello che vedremo nel diario. Manderò Shrek, lei è la portavoce proprio della nostra famiglia, Shrek sta così, sta a due spanne sopra. Vabbè raga, allora, ok, Timmy intanto è guarito comunque, però vorrei continuare insomma ad esserci il punto, ragazzi, che sono tutti affamati. Vabbè raga, allora, siamo riusciti ad arrivare anche al giorno 38, incredibile ma vero per essere la prima volta che insomma affronto questa esperienza videoludica, chiamiamola così. Se avete altri consigli ovviamente ragazzi lasciateli qua sotto in commento. Io direi che questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un putoscio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!